Eccoci, arrivati al baretto. Aspettiamo fino a sera e vediamo chi arriva. Arrivato? Fossi in te, mollerei quel cumulo di rifiuti ambulante. Vediamo se gli piace stare da solo. Buonasera. Sì, forse hai ragione. Comunque è meglio che vada. Stammi bene. So con la vita, bellezza, c'è luce in fondo al tunnel. Basta che non ti fai mettere i piedi in testa da quei bastardi. C'hai ragione. Cosa prendi, zuccherino? Un bacetto, una bibita, sorprendimi, niente per ora. Sorprendimi. Sorprendimi. Che coraggio, ti porto la specialità della casa. Grazie. Tanto ho bevuto sicuramente di peggio. Qui sei al bar? Sì. Certo, ti sto aspettando. Sarò da te tra poco. C'è una cosa che devi sapere. Ovvero? Ok, di che si tratta? 7 anni fa un'operazione finì male. Secondo la versione ufficiale mi sono venduto alla Rasaka. Alex non sa la verità, perciò la situazione potrebbe farsi tesa. D'accordo. Ho capito. Potrebbe mandarci. Conoscendo la Rasaka, capisco il tipo. Sono vicino all'entrata. Non ti vedo. Là, che cosa abbiamo voilà. Qui? Buon proseguimento. Grazie a te, bellezza. Grazie. Posso berlo? È la tua prima volta qui, ho capito bene. Non sei di Dogtown? Non ci credo. Ah, ma sei tu quindi? Cerco una certa Alex. Non credo proprio. Sei nella breve, minuscola lista di persone che non serviamo qui. Alza i tacchi e levati dalle palle. Io prendo un gin tonic. Fallo doppio. Lui è con me. Hai una gran faccia da culo. Si è allontanata. Oh. D'accordo, gente. Per oggi basta così. Dobbiamo chiudere. Ma come? Perché? Io non guardo da nessuna cazzo di parte. Esatto. Ma dai, dici sul serio? Purtroppo sì. Ah, è andato via quello che ha detto che non me ne vado. Molto convincente. Non sembra essere rimasto tutti nessuno. Tutti fuori, subito. Dai, calma. Tutto a posto. 7 cazzo di anni in questo buco. Per colpa tua, Solomon Reed. Hai ragione, mi dispiace. Ehi. Wow. Sol è una testa dura, ma forse tu capirai. Ehi, ma che diavolo? Calma, vogliamo solo parlare. Visto che bravo, non sono mica l'ultimo dei coglioni. Abbiamo una missione a Dogtown. Con lui? Sì. 7 anni fa, questo stronzo ha pugnalato tutti alle spalle, no, non lo sai? Mi hanno ordinato di sparire e a te hanno raccontato la storiella di copertura. Ho dovuto prendermi la colpa, non c'era altro modo. E secondo te dovrei crederti? Come se niente fosse? Mi spiace, ma sì. Levatevi dal cazzo, tutte e due. Ti ricorda qualcosa? Ho ricevuto un ordine diretto dalla presidente. Per adesso è l'unica cosa che conta. Già, mi spiace. Per 7 anni non è contato altro. E adesso? Va tutto bene, prenditi il tuo tempo. Fanculo, mi serve una sigaretta. Fai pure, vai pure in pausa. Bella la pistola comunque. È brava a cambiare identità, eh? Eccola lì, infatti. Potrebbe farsi tesa, hai detto. Già. Mi ha guardato proprio con una faccia in disperazione. Dammi un attimo, voglio provare una cosa. Dai. Vuoi parlare con lei? Minchia. Qualcuno deve farlo, meglio io che te. Io sono bravo a parlare, visto? L'ho pure disarmata. Ehi, già. Non potevi aspettare che finissi?
Beh, potevo. Scommetto che sputeresti il bicchiere di Reed se ne avessi la possibilità. Potrei sputare nel bicchiere di Reed se ti fa sentire meglio. Se ne accorgerebbe. È una vecchia canaglia, ma ha i sensi acuti come quelli di un gatto. Non gli sfuggirebbe neanche uno sputo. Ottimo, ma magari lo berrebbe per senso di colpa. Così gli USA ci stanno ributtando nella mischia, eh? Eh già. Un'altra missione. I vecchi cani sì, servono ancora. Temo di sì. Beh, spara. Sputa il rospo. Dobbiamo salvare la presidente. È scomparsa un agente della FIA. Io e Reed dobbiamo trovarla. E all'improvviso la FIA si ricorda che esisto. No, Reed l'ha fatto. Conosci meglio di qualsiasi altro loro agente in servizio. Loro? Quindi non fai parte della FIA. Curioso. Chissà che hanno usato per convincerti. Un metodo per salvarmi la vita. È personale, ho le mie buone ragioni. In questo lavoro è il minimo, cazzo. Anch'io avevo le mie. Volevo dire addio al ghetto. E udite, udite, la FIA offre cromo di nuova generazione e uno scopo. Non ci ho pensato due volte. Hai fatto bene, ascolta. Chi te lo fa fare? Per me non è molto diverso. Comincia sempre così. Fai loro un favore e promettono di sdebitarsi. A volte lo fanno anche. Sono abbastanza sicuro che lo faranno nel mio caso. Ci danno il cazzo al muro. Quest'operazione è così importante per te? Perché è chiaro che speri di ottenere qualcosa. Ma cosa? La mia vita. Sopravvivere. La donna che cerchiamo offre qualcosa che può aiutarmi. Ma prima devo trovarla. E guarda un po', anche la Myers la cerca. Chi diavolo è questa fulminata? La conosci? Cazzo. Una sigaretta non mi basterà. Ho bisogno di farmi una dose, no? Qual è il problema, il bandito? Anche lei dal bar? Anche lei è in quella breve lista di gente che non serve qui. Non ti ha mai raccontato tutta la storia, vero? Lui o lei? Quale storia? Esatto. La storia di un'operazione è andata a puttane. Quella per cui Reed è sparito e io mi sono rintanata qui per 7 anni. Ecco la lista degli agenti coinvolti. Reed, Sombert e io. Questa non la sapete. Casualmente, ma io non so un cazzo di niente, sono qui solo per salvare una tizia. Fantastica. Dimmi, tu credi nelle coincidenze o, cazzo, nel destino? No, ho smesso di crederci da un po'. Se cambi l'ordine degli addendi in un'operazione, il risultato sorpresa, non cambia. Otterrai sempre lo stesso risultato di merda. Che è stato? Beh, tu e quel cane bastonato siete fortunati. Ho la brutta abitudine di ripetere gli stessi stupidi errori. Come tutti gli uomini. A delle condizioni, però. Dimmi. Che richieste avresti? Monaco. Voglio bruciare l'asfalto lungo la riviera e bere champagne su uno yacht come una cazzo di duchessa. Ma tanto la presidente sta facendo regali a tutti, voglio dire. Un incarico diplomatico in un paese caldo. Un cazzo di paradiso dove la frutta sugli alberi è dolce e il lavoro sul campo è zero. Si può fare, secondo te? Ridete e contentare, la missione c'è stata affidata al presidente degli USA. Gli ordini arrivano dalla presidente, perciò credo di sì. Ha regalato la macchina a un tizio a caso, voglio dire. Ottimo, torna dentro, digli che sono dei vostri. Tu fumi ancora? Mi serve altra nicotina prima di poterlo guardare di nuovo in faccia. Ovviamente, vai vai, fai pure. Grazie Alex. Non so perché avevo il presentimento che la suddetta Alex fosse una donna. Allora? Ci sta, farebbe tutto per andarsene da qui. Si staccherebbe il piede a morsi pur di andarsene da qua. Ci riuscirebbe pure, so quanto. Vuole una pensione da spia, in un bel posto. Si può fare. Sarà meglio, o non si fiderà mai più di te. Come se già adesso, voglio dire. Ho sentito che hai bisogno di qualcuno che ti porti a fare una visita guidata di Night City, Reed. Sono venuto qui perché mi fido di te, Alex. Ah, se lo dici tu.
Ok, Songbird. Dobbiamo trovarla, giusto? Esatto. Potrebbe essere ovunque, per quel che ne sappiamo. Ma avevamo non collegati. È così. Song si è avventurata nel cyberspazio. È stata attaccata, poi è sparita. Minchia, sta facendo tutto il processo, bravissima. Serve un netrunner. Qualcuno che passi ore ad analizzare teraflop di dati. Potrebbe aiutarci. Ma non abbiamo tutto questo tempo. Hai già qualcuno in mente? Vero? Wilkie Slider Laguerre. Dovevo immaginarlo. Si è dato alla macchia da tempo, ma io so dove vive quel tapo di fogna. Perché ovviamente siamo qui a Dogtown, tutti sanno tutto. Allora, andiamo a fargli visita. Slider si nasconde in una pseudo spa di Luxor Heights. Ti invio le coordinate esatte tra 2 secondi. D'accordo. Ci incontriamo là. Io e Alex abbiamo molto da raccontarci. Che novità. Ok, basta che non vi cavate gli occhi a vicenda, a me sta bene. Mi servite vivi e in forma. Al nascondiglio di Slider, d'accordo. Lo ciao Johnny. Sì, la gente viene a commemorare i morti. Quel che so, a Dogtown non ci sono colombari. Alla gente serve un posto dove rendere omaggio. Il problema è che i morti se ne sbattono il cazzo di fiori e ceri. Perché sono morti, porca puttana. Beh, tu hai voluto vedere la tua tomba o sbaglio? Qualcuno si è alzato col piede sbagliato stamattina. Meriti anche tu un cero, Johnny. Non ho tempo per questo. E dai, ne accenderei uno per te se non li avessi finiti. Merda, forse sono un sentimentale come tutti. Certo che lo sei. Hai visto la tua tomba ed è una merda. Quando vedo quei due, Reed, Alex, anche io ho vissuto una storia simile. Sentiamo, racconta. Hanno un legame vero. Hanno seppellito la scia di guerra in quanto? 4 minuti. L'ho capito subito. Si stanno per giocare il loro ultimo briciolo di amicizia. Non ora forse, ma presto. Poteva confessare tutto anni fa e restare buoni chum, ma no. Quel vecchio mulo di Reed aveva i suoi ordini. Già. Lottano per la stessa causa. Non hanno bisogno di altro. È così che ti fregano. Ti convincono di qualche stronzata idealista, così non darai ascolto agli altri. E il sistema vince sempre. Pensaci. Per non fidarti più delle persone, quante volte devi bruciarti? Quello è vero. Forse hai ragione, Johnny. Al posto di persone, metti paese. O corporazione. O corporazione. Quante pallottole ti prenderai per questi figli di puttana in nome di qualche falsa promessa? Pensaci, che però non ho fatto. Quando guardi quei due. Attenzione a tutti i residenti. Stammi bene, Johnny. Sai di cosa avrei bisogno ora? Che Relic smettesse di fare casino. Ma credo più che altro che stia succedendo perché siamo ormai a fine gioco, non tanto per altro. No, non era questo comunque che volevo dire. Mi servirebbe un inventario. E sai come faccio a prenderlo un inventario velocemente? Chiamerò la moto. Ah beh. Vabbè. Oh, ma sai che quasi quasi, sì. Dobbiamo arrivare là sopra. Meno male che c'è un ascensore. O meglio, sì, c'è l'ascensore, ma parte solo da là in alto. Meno male che c'è sempre un modo per salire. Ma sai che forse riesco a prenderlo senza neanche combattere? Attiviamo l'invisibilità, mi collego e tutta la roba ora è mia. Arma iconica! Alabai! Fucile a pompa tradizionale e capacità di trasporto. Beh, abbiamo un punto attributo, un punto talento e 2 punti relic. Tra parentesi, mi hanno ridato Spikey. Era una missione addirittura terziaria, non era neanche segnata. Moltiplicatore colpi a testa, perforazione e probabilità di bruciatura. Parte di una serie di armi... Oh, che culo! Aspetta, io questa serie di armi l'ho già trovata in un'altra missione secondaria. Anche questa fa parte della serie di armi. E a quanto pare fanno tutte bruciatura. E la cosa interessante è che fornisce una probabilità di infliggere una bruciatura di tipo unico. Proviamolo. Vediamo com'è. Ah, carino. Bello, mi piace. Spero che nessuno se la prenda perché ho preso quest'arma. Ah, siamo di nuovo al campo di basket. Vediamo se me la fanno usare la palla. Ah, peccato. A parte che è da calcio, però vabbè. Ah, c'è un computer lì. Aspetta, aspetta, aspetta. Che così ci prendiamo 3 punti della Militech. Ui, cos'è sta scuola?
Cos'è sto buio? Eccoci qua, grazie. E con quest'ultimo punto io mi prenderei proprio questo qui delle abilità con le varie tipologie di braccia. Ecco fatto. Ah, tra l'altro non l'avevo visto che ha 4 abilità diverse. Se riesco voglio avere tutte e 3 le abilità principali, però voglio potenziare prima queste 2. Che succede qui? Grazie mille. C'è qualcuno? Ecco fatto. Tutto risolto. Ehi, tutto a posto a te che ti stavano menando? Chissà perché immaginavo che i Voodoo Boys c'entrassero qualcosa. Vabbè, Reed. Non è da tanto che aspetti, spero. Nah, come al solito. Immagino che tu e Alex aveste un sacco di cose da dirvi. Sì. Ora è tutto ok, comunque. Andiamo. Buon per voi. Ogni secondo è prezioso. Lo so. Andiamo? Hanno delle vedette appostate. Ovvio. Vuoi che ci penso io? Bravi e ci lasceranno entrare. Io dico di andare e basta. È una passeggiata. Spacchiamo qualche testa e via. Preferirei un approccio pulito. Ma se è questo che vuoi. Ho un'arma nuova, voglio farlo. Se dico Bushido, scatenati. Mettiamo via le armi prima. Ehi là. Avete l'aria di chi porta guai. Alzate i tacchi e strisciate nel buco da cui venite. No, prima voglio parlare. Sto cercando un netrunner. Non forniamo questo servizio, Patne. Quindi togliti cortesemente dalle palle, eh. E se io ti dicessi di no? Slider, so che là dentro ho trovato un accordo con Brigitte, perché ora dovrebbe andare in un altro modo. Ho trovato un accordo con Placide e Brigitte. Posso farlo anche con Slider. Ah, è così a di te che parlavano i ragazzi. Chissà cosa succede se lo fai prima. Va bene, vai. Ma comportati come si deve. Sì, signora. Hai visto? Ehi, Slider! C'è qualcosa di unico che posso prendere? Devo ammetterlo, V. Sono colpito. Lo so, sono bravo. Mica ho fatto questo DLC dopo tutto il gioco, mica per niente. Mi sa che ho fatto una cagata. Ah no, ok. Per un attimo pensavo di aver sbagliato. Le tue stronzate non spaventano nessuno, Slider. Cazzo, Solomon Reed. Se dicessi che mi sei mancato. L'ho già sentita la voce. E tu? Hai irretito la mente di Maman Brigitte. Ammalierai anche me? Vuoi che ti spacco la faccia? Sono qui per trattare. Voglio trovare un accordo, nient'altro. Un accordo? Lasciami indovinare. Una promessa vana e un proiettile in testa quando deciderete che non vi servo più. Quel tipo di accordo? No, vai tranquillo. Conoscevo dei disgraziati che hanno fatto accordi con Solomon Reed. Te li ricordi, agente Reed? Se una delle parti è con le spalle al muro, non è una trattativa, è estorsione. È la tua opinione, la mia è cazzi tuoi. Bella risposta. Ora basta con le stronzate e ascoltaci bene. Ci serve un buon runner, soprattutto lo schianto Space Force One. Ci servono informazioni. In giro si dice che tu sia l'uomo giusto. Io? Sono un povero cieco. Non vedo niente, non so niente. Sono limitato al cyberspazio. Ed è quello che ci serve, ovviamente. Guarda caso ci serve proprio qualcuno che sappia muoversi nel cyberspazio. Allora ditemi, cosa volete da me esattamente? Che trovi una certa persona. Dopo lo schianto, una runner è stata aggredita nella rete. Abbiamo perso il collegamento. Dobbiamo trovarla, e subito. Ah, quindi volete che indaghi sul traffico in rete del giorno dello schianto? Tu trova tutte le informazioni. È così che ci teniamo in contatto. Ti è d'aiuto? Forse. Dovrei dare un'occhiata a questo gingillo che hai in testa. Non esiste proprio. No, non se ne parla, Slider. O così, o niente. Scegli tu.
Beh, io non posso togliermelo. Non mi piace per niente. Però, tienilo d'occhio. Tienilo d'occhio, Reed. Ehi, sono cieco, non sordo. Vediamo che abbiamo qui. Quella, che effetto. Vedo delle tracce. Esplosioni di dati nel cyberspazio. Qualcuno è passato di lì. Wey. Merda. Di nuovo, Porca puttana. Non ci posso credere. Venite da me con questa roba. Che cazzo vi dice il cervello? Credo stia parlando di te, Johnny. Credo che si sia appena accorto che sei nella mia testa. No, è qualcos'altro. Qualcosa nascosto da Songbird? Il Black Wall non porta altro che morte. Dettagli, Slider. La donna, lo sapevi che usa il Black Wall per stabilire il contatto con te? Ovviamente no. No, non avevo idea. Ora lo sai. Che significa per noi? Per quello che ci serve. Che potrebbe essere morte e non poter tornare mai più. Come faccio a spiegarlo? La rete ha molti strati, vari vettori con cui spostarsi. Ma c'è una cosa che non va assolutamente toccata. Lo so. Il Black Wall. Lo so, lo so. La donna è un'enorme bomba orologeria ambulante. Se esplode, ce la prendiamo tutti nel culo. Dal primo all'ultimo. Fantastico. Il muro nero è una diga che protegge noi, il mondo civilizzato, dalle strane creature del cyberspazio selvaggio. Se lei danneggia la diga, causerà un'inondazione che ci farà scomparire dalle mappe, proprio come Haiti. È per il Black Hole che ha tagliato i ponti con i Voodoo Boys? È per questo che tu e i Voodoo di Pacifica non andate d'accordo. Perché stanno bucherellando il Blackmore. Quei segaioli parlano, ma non fanno mai nulla. La Network cerca di tenerli in riga. Devo tenerti in riga! Ma bisogna essere proprio fottuti di cervello per voler infilare l'attrezzo in una presa scoperta. Per le IA, oltre il Blackwall, sei solo una formica, uno scarafaggio, un frammento di codice obsoleto e senza significato. Ok. Ecco perché la Netwatch fa fuori chiunque metta a rischio l'integrità del Black Wall. Questa è una faccenda seria, ne va della sicurezza. Mi piace tutti. Tantissimo che lui che è completamente spaesato da questa situazione. Di testa. Adesso follia. Hai sentito che ha detto sul Black Wall, vero? Sembra rischioso. È ancora più rischioso lasciare che Songbird continui ad aprirci dei varchi. Ristabilire il contatto è fondamentale. Forse per voi, non per me. Non hai voce in capitolo, Slider. Dobbiamo trovarla. Finché lei è là fuori, possono rintracciarla e risalirebbero anche a te. Sguinzaglieranno quei pazzi della rete contro di te e la tua gente. Perciò, aiutami a sistemare questo casino. Copriamo tutte le tracce che possono portare a te e di conseguenza a noi. Beh, ti sei infilato da solo in sta merdata, mi spiace. O meglio, Paolo, è colpa mia, però vabbè. Pari. Anche la FIA ti lascerà in pace. Merda, è il mio giorno fortunato. mi spiace. Ma Johnny non sapeva niente del Black Wall? Cioè, sì, ma nel senso di questo Black Wall, di questa situazione. Richiesta di conferma. Conferma trasferimento, facciamolo. Ci siamo. Che succede? No, merda. Oh. Ah, eccola. Ciao. Lavoriamo insieme. C'è anche Alex. Non riesco a credere che sia qui, ma
Mi fa piacere. Si era interrotta la connessione, non avevi detto nulla di usare Blackwall. Quindi, ogni volta che ci collegavamo, non hai mai detto che lo facevi tramite il Blackwall? No, non c'era bisogno che lo sapessi. Oddio! Rischiosissimo. Sono io a rischiare la vita, non tu. Il Blackwall era l'unico mezzo per contattarti dopo che ci hanno hackerato. Ascoltami, non c'è molto tempo. Dopo che ho resuscitato la chimera, gli uomini di Ansem mi hanno trovato. Ora sono sua prigioniera. Ovviamente. Non sono il nemico, almeno finché mi comporto bene e obbedisco. Mi serve il tuo aiuto. Oi! C'è... Solver! Qualcosa che non va, bene, amico! Blackwall del cazzo! Black Sapphire! Ansem ha organizzato una grande festa. Infiltrati. Ti troverò. Tipo anche a Inter. Black Sapphire, d'accordo. Cazzo! Tutto bene, Bill? Il tizio? È ancora vivo? È morto? Credo che Slider sia morto. Connessione interrotta. Poveraccio. Mi dispiace. È andato. Beh, era pur sempre un uomo, eh. Non Slider. Facciamo i pezzi di merda lo stesso. È morto per colpa nostra. È morto, punto. Nient'altro da dire, aveva intenzione di ammazzarlo, vero? Non hai altro da dire. Era un assassino, ha ucciso due runner innocenti. Non ho alcuna compassione per questo pezzo di merda. Ed ecco Johnny. Pensavi davvero che l'avrebbe lasciato vivere? L'idiota sapeva troppo. Songbird ti ha detto qualcosa? Black Sapphire. Ha ristabilito la connessione. Abbiamo parlato. Sta bene, più o meno. Ha bisogno di noi. Ma è tutta intera. Va bene, mi dirai dopo i dettagli. Andiamo, Fi. Siamo entrati senza far fuori nessuno, ma non significa che siamo i benvenuti. Bon voyage, Slider. C'è qualcosa che posso... No? Peccato. Andiamo. Ha già tirato fuori l'arma. Oh. Credo sia... Oh, cazzo, fermo. Ecco fatto. Sgamati. Sì, ti piacerebbe. Ma cosa credi di schivare, cretino? Bello il fucile nuovo. Merda. Che succede? Che succede? Ci sparano, ecco cosa succede. Madonna mia. Bello sto fucile, mi piace. Mancato. Dov'è? È ancora vivo. Sono finiti. Sì, come no. Ecco fatto. Ricarico! Dov'è? Preso! Abbiamo finito. Hai visto che casino che abbiamo fatto? Punti abilità, fantastico. Beh dai, non è stata una giornata Andiamo. Persa, no? Troviamo un posto tranquillo. D'accordo. Questo è un buon posto. Cosa ti ha detto Songbird? Era felice di vederti, ha confermato che usava il Blackwall. Sembrava stanca e in difficoltà. Sembrava contenta che lavoriamo insieme. Bene, vuol dire che si fida di te. Altro? Black Sapphire. Song ha bisogno del nostro aiuto, Rita. Ansem l'ha catturata per qualche motivo. Porca puttana, non poteva esserci notizia peggiore. Ha detto che Ansem ha organizzato una grande festa al Black Sapphire. Se entriamo ci troverà. Hai idea di cosa e dove sia questo Sapphire? Là, ci sono due grattacieli. Vedi il più alto vicino a quello con lo schermo gigante?
Più o meno. Quello è il Black Sapphire. Doveva essere un hotel. Investimento multimiliardario fallito. La fortezza di Hansen nel bel mezzo di Dogtown. Ovviamente. Non possiamo piombare lì come se nulla fosse. E non abbiamo nessuno all'interno che può farci entrare. Io e Alex parleremo con qualche contatto. Tu fa lo stesso. Pensa a chi conosci da queste parti. Mister End. Forse ci verrà un'idea. Troveremo un modo. Potrei provare. Conosco un fixer qui. Si fa chiamare Mister Ends. Posso sentirlo? Fallo, ci aggiorniamo. D'accordo, buona serata.